Sì, ecco, qui stanno andando avanti le operazioni dei Vigili del Fuoco proprio per questo splendido omaggio floreale. Noi siamo con Eleonora Fusco della Basilica dei 12 Apostoli, dove è stato attivato qui a Roma Centro uno sportello d'ascolto. Che cosa avete registrato? Abbiamo riscontrato che anche in questo periodo di emergenza Covid la povertà purtroppo fa passi da gigante ed è un punto dove viene sempre accolta la persona, ascoltata, dato appunto un tempo e uno spazio dove possiamo ascoltare e a volte risolvere un pochino e alleviare le loro problematiche. Quindi tendiamo ad incontrare le persone nel bisogno reale e cerchiamo di fare rete con tutte le realtà caritative presenti sul territorio e con la Caritas Diocesana di Roma. Grazie. E grazie all'aiuto del Papa possiamo aiutare tante persone. Ecco, dei tanti omaggi che ci sono stati qui oggi c'è anche quello della Croce Rossa. Noi siamo con il tenente Angelo Ocona del corpo proprio della Croce Rossa. Voi siete stati presenti e che cosa avete voluto oggi sottolineare? Allora, oggi il corpo militare della Croce Rossa Italiana è qui ai piedi della Madonna a omaggiarla e a portare la sofferenza di tutte le persone che abbiamo assistito e del lavoro che è stato svolto dai migliaia di militari su tutto il suolo nazionale. Siamo ancora oggi presenti in varie attivazioni, in vari ospedali, a Bergamo per esempio, a Giovanni XXIII, abbiamo lavorato anche su fondi, abbiamo lavorato per l'approvvigionamento alimentare della capitale dell'Italia, abbiamo lavorato anche per il trasferimento. Grazie. Ritorniamo ancora a parlare della visita sorpresa oggi del Papa. Allora, oggi una preghiera importante, si apre l'8 dicembre, andiamo verso il Natale, il pensiero del Papa che è stato rivolto? Sicuramente alle tante famiglie, ai malati, agli operatori che stanno vicino ai malati, alle persone che hanno particolarmente bisogno, e in modo particolare alle famiglie in questo Natale, che sia un Natale certo essenziale, forse proprio vicino allo spirito vero del Natale, con meno lustrini, meno luci, ma sicuramente più sostanza, che sia un Natale di vita e di speranza per tutti. Allora, questo è un messaggio di vita e di speranza, però va detto anche che ci avviciniamo al momento, diciamo, quello della festa e fatto anche della frenesia per la corsa agli acquisti. Noi oggi siamo col maggiore Fabio Valletta, che è il comandante della compagnia di Roma Centro dei Carabinieri. Qual è l'appello che parte oggi da questa piazza? L'appello è sicuramente quello di cercare di fruire di queste festività, quindi anche delle vie del centro, in massima sicurezza. Sono predisposti dei servizi di assistenza, di sostegno anche alla cittadinanza per poter fruire anche dello shopping natalizio nel modo più sicuro possibile. Ecco, ricordiamo che ci sono stati tanti assembramenti negli scorsi fine settimana, c'è stata una rissa, quindi voi siete in campo con controlli rafforzati. Siamo in campo con dei controlli rafforzati, con delle aliquote dedicate, sono servizi soprattutto di prossimità al cittadino che sono mirati a spiegare e indirizzare i comportamenti della gente, far capire l'utilità dell'utilizzo dei dispositivi di protezione. Ecco, se Alessandro Romani ora mi può seguire un attimo con la telecamera, vi volevo mostrare, se è possibile appunto zoomare, questo cestino di rose bianche che sta proprio qui ai piedi, che è quello che è stato donato questa mattina dal Papa, quindi questo è l'omaggio che